Buonasera e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Venezia. Una serata drammatica, quella che lo scorso sabato 20 giugno ha visto diversi gruppi di ragazzi tra i 18 e i 20 anni protagonisti di una rissa collettiva. I giovani si erano ritrovati inizialmente in spiaggia ed erano stati fatti allontanare dalla Polizia di Stato in servizio pubblico per aver occupato senza permesso dei lettini. Dalla spiaggia, verso le 2 di notte, si erano dunque spostati in piazza Mazzini, dove nel giro di poco è scoppiata la rissa. Quando la Polizia di Stato, già presente in zona, è intervenuta, ha dovuto immediatamente contattare il 118. Un ragazzo si trovava infatti a terra, supino, privo di sensi e in gravi condizioni. Al momento, stando alle ultime informazioni sulle sue condizioni, il giovane non parrebbe in pericolo di vita. L'intervento tempestivo delle forze dell'ordine, il supporto video delle telecamere di sorveglianza e dei filmati girati dagli operatori della scientifica hanno permesso l'individuazione di 20 ragazzi che saranno indagati per rissa e lesioni. Stando al rapporto della Polizia di Stato, all'arrivo degli agenti, i ragazzi erano in evidente stato di agitazione, risultato di abuso di alcol e sostanze stupefacenti. A commentare quanto accaduto in piazza Mazzini è stato anche Franco Polato, presidente provinciale di Silb, nonché rappresentante dei locali da ballo aderenti a Confcommercio, in occasione della riapertura, proprio il fine settimana scorso, del Kings di Jesolo. Se apriamo i locali, togliamo pressione da situazioni di movida improvvisata, come quella che ha portato alla rissa di sabato sera, ha dichiarato Polato, che però aggiunge: non è un modello sostenibile a lungo, ma per ora è un passo, un segnale in attesa che a metà luglio cambino le regole. Bisogna anche pensare al personale, garantire il lavoro ad uno zoccolo duro di maestranze, è un patrimonio che non va perso. E poi è giusto per la località. Jesolo è il luogo del divertimento ed è celebre per i suoi locali. Senza discoteche, le persone perdono un punto di riferimento. Le modalità di riapertura hanno dovuto tenere conto delle disposizioni stabilite dal DPCM, presenze limitate, massimo 1.400 persone e su prenotazione, distanza di sicurezza nelle piste da ballo e obbligo di mascherina negli spazi comuni. Per assicurare il rispetto delle normative, inoltre, la sorveglianza è stata rinforzata e il DJ ha dovuto fermare la musica ogni qualvolta venivano a formarsi assembramenti. Malgrado questa eccezione, però, le prospettive in generale per le discoteche non sono delle migliori. Per ora il Kings è l'unico locale da ballo ad avere riaperto. Una settimana fa aveva ripreso l'attività anche Yerbas, il dinner club che fa parte dello stesso Kings, mentre in precedenza erano ripartiti Gasolan e Capannina, sempre con lo schema bar-ristorante. Il weekend del 1° di luglio riaprirà il Marina Club, ma il Vanilla e il Muretto probabilmente resteranno chiusi per tutta la stagione. Sono durate fino alla tarda serata di ieri le operazioni di bonifica relative all'incendio che ha coinvolto un'abitazione privata in viale San Marco a Marcon. L'incendio è divampato sul terrazzo al primo piano dell'edificio, interessando parzialmente la pompeiana che vi era stata installata. Le fiamme hanno bruciato la struttura in legno e i tendaggi esterni, per poi penetrare parzialmente all'interno della casa, causando soprattutto danni da fumo. Ancora in fase di verifica le cause di innesco dell'incendio. Il candidato sindaco del centro-sinistra alle comunali veneziane, Pierpaolo Baretta, sottosegretario all'economia del governo Conte Bis, all'incontro con gli organi politici del decentramento istituzionale sui territori, ha dichiarato: in una città complessa come Venezia non esistono centri e periferie, esistono luoghi e comunità che hanno funzioni e valori diversi, ma tutti concorrono alla vita pubblica e alla vita civile. Partiamo insieme, partiamo dalle municipalità, che sono il luogo ideale dell'ascolto. Queste le parole con cui il candidato sindaco ha iniziato l'incontro proprio con i consiglieri uscenti dalle municipalità di Venezia. Continui colloqui si starebbero svolgendo in queste ore per definire le attribuzioni in vista delle prossime elezioni comunali. Nel corso dell'amministrazione comunale attuale, infatti, il loro ruolo ha perso funzioni come la gestione economica localizzata a favore di un controllo centrale più diretto ed esteso. Sono convinto che solo attraverso un forte decentramento e rappresentanze possiamo costruire il valore aggiunto che consentirà alla città di vivere bene, prosegue poi Baretta. Una buona amministrazione, secondo me, si regge su 4 punti. Un buon sindaco, una buona giunta, è inaccettabile che non ci sia a Venezia un assessore alla cultura, un buon decentramento, e qui il ruolo centrale delle municipalità, e infine un buon dialogo con le istanze del territorio come le associazioni, le categorie e i comitati. Mi impegno a costruire insieme una giunta completa con assessori competenti e con deleghe vere, un vero decentramento, un vice sindaco per Mestre e la terraferma e un vice sindaco per Venezia e le isole. Il compito di questi vice sindaci non sarà quello di essere i prefetti del sindaco, ma punto di raccordo tra le istanze che la popolazione esprime e il comune stesso.
A celebrare ieri mattina l'inizio dell'estate con la Vogada della Rinascita è stato invece l'attuale sindaco Luigi Brugnaro. Nella darsena grande dell'Arsenale erano quasi 200 le imbarcazioni che hanno partecipato all'evento realizzato per sostenere la ripartenza della città e rendere omaggio a chi nelle strutture sanitarie ha lottato e continua a lottare in prima linea contro il coronavirus. La manifestazione, che ha visto la presenza in corteo di Cyril Rougeau, console francese in Italia, e degli ambasciatori Louis Eisenberg degli Stati Uniti e Hiroshi Oe del Giappone, è stata organizzata dal Panatron Club Venezia con il supporto dell'Ufficio per le Tradizioni Veneziane del Comune e di Vela Spa. Per l'amministrazione, insieme al sindaco Luigi Brugnaro, anche il consigliere delegato alla tutela delle tradizioni Giovanni Giusto, che a bordo di un'imbarcazione hanno vogato per tutta la durata della manifestazione. Il teatro La Fenice, per l'occasione, ha messo a disposizione il suo coro e i suoi musicisti, che hanno accompagnato l'arrivo delle imbarcazioni nel bacino di San Marco fino alla Madonna della Salute sulle note di canti della tradizione veneziana del Settecento. Dobbiamo rilanciare la socialità, dobbiamo uscire dalle case, dobbiamo rilanciare l'economia, far ripartire le fabbriche, le aziende, il turismo, e a Venezia vogliamo dimostrarlo, per cui nessuna lacrima, un grande omaggio ai sanitari che ci hanno aiutato, simbolicamente ovviamente l'ospedale di Venezia, ma in rappresentanza di Mestre, di Dolo, di San Donato di Piave, di Chioggia, di tutto. L'entroterra è di tutta l'Italia, ma anche vogliamo ringraziare tutti i lavoratori, le forze dell'ordine, le persone che hanno lavorato sugli autobus, sulla nettezza urbana, tutte le persone che hanno continuato a vigilare su di noi. L'Italia riparte, vogliamo farla ripartire da Venezia. Ma ripartire significa anche evolversi e in nome di questa evoluzione, ha dichiarato il primo cittadino, Venezia dovrà iniziare ad investire sulle nuove generazioni. Sentiamo. L'idea di partire dalla storia, guarda, io cito sempre il Giappone perché Venezia ha questo riferimento, noi abbiamo questo riferimento. Il Giappone è la massima rappresentazione della storia, come lo è Venezia evidentemente, della tradizione, da cui partiamo, per avere però anche parallelamente la grande modernità. Ecco, a noi manca la seconda, dobbiamo arrivare alla grande modernità. Perché Venezia, sì, il progetto Venezia è consolidare, sviluppare, difendere tutta la storia per pensare alla modernità. Siete voi la modernità, no? I nuovi mezzi di ascolto, il nuovo modo di comprare, le nuove tecnologie, i giovani che possono fare start-up. Venezia è un luogo ideale, magico per fare università, per fare attività, ma non assistite. Vogliamo giovani europei che hanno voglia di sfidarsi, di rischiare. Non vogliamo regalare soldi o buttarli dalla finestra, vogliamo investire sui giovani che hanno idee. Con l'ascensore sociale verticale, come si fa negli Stati Uniti, non importa di chi sei figlio, è quanto e cosa pensi. Quello che fai non devi rispondere per gli altri, rispondi per te e per le tue azioni. Questo deve essere il mantra europeo. E anche per questa edizione è tutto, vi lascio ora alle ultime notizie da Padova con il nostro direttore Massimo Righetto e vi auguro una buona serata.